E già stiamo registrando. Bene, io il caffè. Buongiorno a tutti. Buongiorno gruppo. Allora, oggi c'è pochi giorni fa con il nostro amico Riccardo, c'è... Io ne approfitto, mi prendo il caffè, va bene. Esatto, bravo, buon bravo. Caffè a tutti. C'è successo qualche cosa di eccezionale. Però io vorrei che lo raccontasse Riccardo questo. Lo devo raccontare io. Sì. Allora, perché l'artefice di tutto sei te. Assolutamente no. Siamo tutti. Comunque la cosa interessante, la cosa più bella, è che in occasione di tutto questo, diciamo, movimento che stiamo facendo con Francesco, Manuela, Roberta e tutto il team e il gruppo, e ovviamente in occasione di questa della nascita e della crescita dei concept group live e tutto il resto, ho avuto, diciamo, la fortuna e abbiamo avuto l'occasione di poter portare avanti una bella chiacchierata con uno dei personaggi forse più importanti per quanto riguarda il Made in Italy, il design, la moda e lo stile della moda degli ultimi anni, o soprattutto uno degli artefici dei giornali magazine e testate simili. Pierpaolo Pitacco. Allora, ovviamente mi piacerebbe introdurlo a tutti quanti come si deve. Pierpaolo Pitacco è l'attuale art director del Rolling Stone Magazine. Ma non c'è bisogno che io adesso sto a elencare tutti i suoi lavori e tutto quello che ha fatto, basta che andate su Google, digitate Pierpaolo Pitacco e vi rendete conto. Ma vi dico solo due piccole cose: direttore artistico di Uomo Vogue, direttore artistico di Elle Italia, ha progettato Io Donna, direttore artistico di Elle Russia, di L'Italia, Rolling Stone già detto, di Grazia in Francia, quindi ovviamente stiamo parlando di un personaggio che dalla metà degli anni 70 ai giorni d'oggi, ai giorni nostri, ha dettato legge e ha praticamente creato anche lo stile che tuttora ritroviamo sui giornali di moda e tutto il resto. Ovviamente non è che l'ha creato lui fa parte di un team fantastico di stelle, chiamiamole così, del design e dello stile italiano. Dico alcuni nomi: Lucchini, Giovanni Gasser, Livio Toscani, Gisella Borioli, quindi andatevi un po' a documentare. Però il succo del discorso è che in occasione di questa, diciamo, della nascita di Concept Group, abbiamo avuto l'onore e l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con Pierpaolo, che quattro chiacchiere, più di un'ora e mezza. Però è stata una chiacchierata fantastica, e soprattutto c'è da dire che ho avuto la fortuna di lavorare con Pierpaolo tantissimi anni fa, quindi comunque già ci conoscevamo, e quindi gli ho chiesto di poter fare questa intervista, ha accettato al volo, quindi parliamo subito della sua disponibilità. Fantastico, gentilissimo come sempre. Ovviamente ci siamo sentiti insieme tramite videoconferenza, tramite videochat, gli ho dovuto presentare Francesco e illustrare, è Francesco in pochissimi secondi. Esatto. Praticamente ho spiegato a lui. In 10 secondi. Come allora, anche adesso lo spiego. Ulteriormente, i 30 anni del hobby di girare video o di raccontare delle cose con strumenti arcaici per arrivare fino a questo progetto di Concept Group con l'evoluzione e cogliere i tempi che cambiano. Sono stato molto fortunato di avere tante competenze nel raccontare varie storie da Tenerife fino qui in Italia, e lui ci ha risposto
Molto, molto bene. Ecco, però io vorrei lasciare a tutto il nostro pubblico, a tutti i nostri amici, una buona visione e di tenere come un tesoro una visione da un personaggio che da tanti anni fa questa comunicazione, che il mondo è cambiato. Giusto, Riccardo? La cosa più bella è che nel succo del discorso abbiamo chiesto a Pierpaolo, ovviamente essendo un maestro della comunicazione, cosa ne pensava della comunicazione odierna, della comunicazione dopo il lockdown, e ovviamente cosa pensa di quello che avverrà in futuro. Quindi in un'ora e mezza abbiamo un po' parlato di tutto, anche discorsi più nel generale, discorsi più nello specifico. Però, attenzione, è interessante vedere come una mente illuminata come Pierpaolo riesca a rispondere sempre con freschezza a tematiche che comunque vanno anche avanti da 30-40 anni. E ovviamente al giorno d'oggi dobbiamo adattare tutto quello che è lo stile della comunicazione ai supporti media. Non dico nient'altro. Godetevi l'intervista, perché è tutta da godere, dura un po', però mettetevi comodi, cuffiette e prendete appunti. Come bene. Bene, Riccardo, io ti lascio pure a te, perché pure te oggi hai una giornata abbastanza piena. Va bene così. Perfetto. Allora, ragazzi, buona visione e ci vediamo alle prossime puntate. Ciao. Ovviamente un'ultima cosa. Pierpaolo, grazie di tutto e grazie per la disponibilità, la gentilezza, per essere stato soprattutto con noi e per averci dato delle perle, perché Pierpaolo ci ha lasciato delle perle. Ciao. Perfetto. A tutti e buona visione. Grazie. Ciao. Quello che ha raccontato Francesco è un percorso, come dire, logico, nel senso che è un percorso di crescita personale e che l'ha portato a sviluppare in maniera, diciamo, contemporanea quello che è il progresso in tutti gli ambiti lavorativi, no? Quindi la sua esperienza l'ha portato a fare diverse esperienze sue personali, però ha anche capito un po' come cambiava il mercato e come cambiava il mondo, e per questo motivo ha raccontato quello che sta facendo adesso, no? Allora, io su questi argomenti che mi avete raccontato in maniera, diciamo, molto superficiale, perché poi bisogna... bisogna appunto poi entrare nel come si fanno le cose, no? Perché allora, intanto ci sono delle evidenze che è meglio chiarire. Allora, la prima evidenza è che tutti questi strumenti li avevamo anche prima, soltanto che per abitudine, quindi per routine, per abitudine, per pigrizia e anche per una certa resistenza a quelle che erano, diciamo, delle convenzioni quotidiane di lavoro e di comunicazione, questi strumenti del web venivano utilizzati, diciamo, poco, soprattutto dalle aziende venivano quasi poco utilizzati. L'utilizzo dei social e di queste cose qui, sì, viene fatto, ma viene fatto relativamente. Poi un altro aspetto che è fondamentale da comprendere è che non è che se tu fai un post su Instagram hai fatto qualche cosa, perché in realtà quello che ha fatto maggiormente emergere questo, chiamiamolo lockdown, è stata la potenzialità del mezzo digitale, che non è certo quello di caricare delle fotografie, perché le fotografie sono un mezzo analogico. Io semplicemente sto usando il vecchio mondo per condividerlo con un nuovo media. Quindi non sto utilizzando il nuovo media, che invece mi dà delle possibilità ben diverse, che sono le possibilità della parola, che sono le possibilità della animazione, e quindi di far vedere in tempo reale un evento, un atto che io sto compiendo, no?
Ecco, quindi questa è la potenzialità del media, che ce l'avevamo anche prima, perché esatto. Non è che 5 mesi fa questa roba non c'era, no? Quindi semplicemente il lockdown ha fatto scattare nella mente e nella quotidianità delle persone la possibilità effettivamente di fare delle cose che avrebbe potuto fare anche prima, ma semplicemente non le faceva per pigrizia o perché eri ancora al vecchio mondo. Quindi in questo senso l'umanità fa un passo in avanti gigantesco in questo senso, no? Però anche in questo contesto bisogna rendersi conto effettivamente di che cosa stiamo parlando, perché mentre io posso fare una lezione formativa o una lezione di natura culturale attraverso il web, l'empatia e l'energia soprattutto che un individuo riesce a trasmettere in un contesto dove ci sono, adesso ti faccio un esempio pratico, no, che ho vissuto io in questi ultimi 5 mesi, no? Allora, il Politecnico di Milano nel giro di 3 settimane ha organizzato tutte le facoltà del Politecnico, che vuol dire ingegneria, architettura, moda e design, no? Tutto via web, perché se non faceva questo tutti gli studenti avrebbero perso l'anno scolastico. Però okay. È interessante da notare che sono sempre le università a fare i primi passi quando si tratta di cambiamenti del genere. Beh, allora, intanto era una necessità. Cominciamo a chiarire questo. Cioè, tu di fronte a una necessità cerchi una soluzione, è evidente, no? E in questo caso la soluzione c'era. Poi il fatto, diciamo, positivo è che la soluzione non ci hanno messo 2 anni a metterla in piedi, l'ha messa in piedi in 3 settimane, perché se no saltava tutto l'anno accademico. Ora, io ho 2 corsi al Politecnico nella facoltà della moda, per il design per la moda. Cosa succede? Che ovviamente io ho fatto tutte le mie lezioni del secondo semestre via web, però dobbiamo considerare 2 aspetti. Il primo, che sicuramente l'energia e l'empatia che l'individuo può trasmettere agli altri in un'aula fisica, dove tu hai di fronte a te 50 persone, no? Non è la stessa cosa. Per cui, per quanto tu possa trasmettere attraverso diciamo il modo di esprimerti, il modo di raccontare, una certa energia, una certa forza, non raggiungerai mai la potenza della presenza fisica di un individuo. Pensa ai concerti. Tu vai su YouTube e ti vai a vedere il tour americano dei Rolling Stone di 6 mesi fa. Mamma mia, belle donne, no. Guarda. Faccio un esempio, tanto per fare un esempio, ma perché il mondo è in controtendenza. Cioè, se voi pensate che gli artisti che nel 2018 hanno fatto il più alto fatturato nei concerti, perché siccome non vendono più i dischi, perché la gente va su Spotify e quindi i dischi non li compra, oppure li scarica dalla rete, non compra più i dischi. Quindi gli artisti per far soldi devono fare i concerti, c'è poco da fare. Allora, i 3 artisti che hanno, e qui vi fa capire dove sta andando il mondo, i 3 artisti che hanno fatto il maggior fatturato nel 2018 attraverso i tour mondiali, sono stati al primo posto Paul McCartney, 73 anni, al secondo posto i Rolling Stone, pure dai 70 ai 74 anni, e al terzo posto ci sta Bob Dylan. Cioè, dal mio punto di vista, tutto questo è semplicemente allucinante, capisci? Perché questo mi fa capire. Non esiste, perché questo vuol dire che le culture giovanili non hanno più l'energia o la forza per trasmettere un qualche cosa di innovativo. Questo è perché quelle lì erano le culture giovanili degli anni 60. Cioè, 50 anni dopo, questi sono i numeri uno al mondo per il fatturato dei concerti. Cioè, è pazzesco, vuol dire che i giovani hanno poco da dire, e questo è gravissimo. Esatto. Questo allora, è un po' il succo del discorso che volevamo affrontare, cioè questo era... Okay. Poi, ritornando sul discorso che faceva Francesco, no? Sicuramente diciamo
un'associazione, chiamiamola così, che sviluppa queste tematiche sicuramente è molto interessante. Però credo che l'esperienza formativa di determinate cose, per esempio il professore che doveva insegnare fotografia, e tu in un'aula virtuale non hai a disposizione uno studio fotografico, un limbo, un parco luci, un assistente, un professionista che ti spiega perché se metti le cose in un modo o in un altro, cioè te lo spiega virtualmente, ma fisicamente queste operazioni che sono fisiche non le stai eseguendo. E per il mondo dei parrucchieri, anche in questo caso, imparare a utilizzare un taglio di capelli in un certo modo ha bisogno di una presenza o di un tutorial fisico, no? Quindi questo ne ha realizzato uno proprio ieri, fantastico. No, è logico che tu puoi, perché i tutorial c'erano anche 10 anni fa. Io ho fatto dei tutorial per la vela, per la casa tedesca, addirittura dei tutorial in inglese perché li facevano girare in tutto il mondo. Abbiamo fatto i tutorial con alcuni dei parrucchieri più noti del momento, cioè per esempio con Pier Giuseppe Moroni, no? Siamo andati nel suo atelier che è qua a Milano, abbiamo fatto 2 tutorial in inglese e li ha fatti girare per il mondo. È logico che sono sempre formativi, io non sto dicendo che non lo sono, io sto semplicemente dicendo che il web o comunque i tutorial video non possono sostituire fino in fondo l'esperienza personale di quel tipo di contesto. Quindi significa che tutto ciò che è formativo a livello spiegazione, culturale e quant'altro può avere comunque la sua efficacia, anche se io trasmetto un'empatia a 50 persone perché sono in quel luogo con loro in quel momento e in tempo reale sto trasmettendo una mia energia, no? Anche se ci vogliamo rifare a Toffler, è certo che il mondo è un'unità unica, noi dovremmo avere un governo mondiale, perché non c'è differenza tra il Brasile e l'Australia, siamo tutti sullo stesso pianeta, siamo tutte entità dello stesso pianeta, quindi se tu fai danni in Amazzonia, li stai facendo anche in Australia, in Italia e in Germania, però l'umanità prima di arrivare a un governo mondiale ci vorranno altri 300 anni, se ci saremo ancora tra 300 anni, per il semplice motivo che il mondo tutto viaggia a velocità diverse, l'Occidente viaggia, cazzo, in Cina consumano 60 kg di carne a testa pro capite in Cina, stiamo parlando di 1,5 miliardi di persone che consumano 60 kg di carne pro capite a testa. Fagli capire a questi qui che non devono avere i wet market e tutte queste balle qui. Voglio raccontare, 1,5 miliardi di persone, quando in Occidente stiamo diventando tutti vegetariani e vegani. Cazzo, c'è un gap culturale che è enorme, quindi il mondo, cioè, deve crescere, no? E deve allinearsi per poter poi effettivamente creare un qualche cosa che ci coinvolga tutti. E chi lo sa se ci arriviamo, perché quelli là tagliano le foreste, quegli altri c'hanno i mercati dove tagliano la testa alle galline vive e gli mangiano anche le zampe, in Africa non c'hanno neanche l'acqua, cazzo, capisci che cioè, è un casino, no? Ecco, quindi dobbiamo renderci conto di questa realtà. Perciò noi lavoriamo per ottenere il meglio e per cercare di migliorare la nostra quotidianità e il nostro mondo. Questo lockdown ha dato una possibilità di implementazione sicuramente a tutto l'Occidente e lo stiamo vivendo e lo stiamo anche mettendo in pratica. Questo è estremamente positivo. Però non dimentichiamoci che determinate esperienze devono essere vissute dal vivo perché fanno una differenza enorme, quindi non si tratta di sostituire un qualche cosa che avevamo prima con un qualche cosa di diverso, ma di integrare al meglio quello che è il nostro sapere, quello che sono le nostre esperienze. Ti faccio un altro esempio: io al Politecnico faccio le lezioni e per ogni lezione porto almeno 10 volumi di consultazione dalla mia biblioteca. Cosa ti ho detto, Francesco? Come fai a fargli vedere questa roba qua sul web? Allora, io una cosa ho detto a Francesco, che è un ricordo, uno dei tantissimi ricordi che mi legano comunque a te, l'esperienza che ho avuto con te, era che comunque ci tenevi ai tuoi discepoli, diciamo, li formavi. Non dimenticherò mai tutte le volte la tua premura
nel metterci i volumi giusti sulla scrivania da leggere prima e dopo aver lavorato, quando volevamo. Non so se ti ricordi, a me Alessandro Carissimo, che all'epoca eravamo insieme colleghi. Alessandro è andato a Vienna, lo sai. Alessandro, vabbè, lui aveva un imprinting più classico e tipografico, e quindi è stata proprio la sua scelta e la sua strada. Infatti è stato fantastico. Io invece ero un po' più, diciamo, pop, chiamiamolo così, avevo molta voglia di studiare fisicamente, di essere presente nel nord Europa per cercare di assimilare un po' le influenze del nord Europa a livello grafico e tutto il resto. Questo è stato. Però mi ricordavo benissimo a cuore quanto tu ci tenevi nella formazione individuale e culturale di una persona, cioè ci mettevi i libri. Sagmaster, gli altri fotografi, comunque le pietre miliari della storia della grafica e dell'art direction. Quindi, come vedo che è con molto piacere, che è un'abitudine che non ti sei tolto. Quindi. Ma no, la formazione, allora, intanto c'è un aspetto, chiamiamolo anche pratico, perché tutto ciò che è memoria liquida rimane più difficilmente nella mente, no? Quindi ciò che è fisico ha una attenzione, cioè prevede un'attenzione differente. Quindi significa che se io ti metto in mano un volume, tu in quel momento lì stai svolgendo un'attenzione più profonda rispetto a quello che ti sto comunicando. Se io invece ti faccio scorrere un PDF e ti faccio una lezione, sì, tu assimili delle cose, ma non così in profondità come il volume. Ma poi il volume, fascino anche. Il fascino, ma non è solo quello, il volume fisico ce l'hai lì, e se ce l'hai lì sul tavolo lo prendi, lo riprendi, lo guardi, lo riguardi. È un po' come possedere un album e avere una traccia MP3. Ma sì, esatto, e questo è. Ma siccome il mondo va alla superficialità, ora andremo verso una realtà dove soltanto chi ha la curiosità di approfondire determinate conoscenze avrà accesso al sapere. Esatto. Per tutti gli altri ci sarà un mondo superficiale. Guardate semplicemente i website dei grandi quotidiani, New York Times, Il Corriere e quant'altro, Le Monde, no? Allora, come è fatto un sito di un quotidiano? C'è un occhiello che ti dice in che sezione sei, cioè politica, che ne so, esteri, finanza, eccetera. Poi c'è un titolo di 3-4 parole e una riga, se va bene, due righe di sommario che ti dicono che cos'è l'argomento. Quindi non c'è più l'approfondimento. Se tu lo vuoi, te lo devi andare a prendere, te lo andare a cercare. Tu vai su Spotify, sì, c'è tutta la musica del mondo, ma tu non sai niente di quella gente lì. Senti una musica, perché sono arrivati a quel suono, cosa fanno, chi sono, che facce hanno, niente, tutto. Quindi l'approfondimento sarà esclusivamente per le persone che hanno la curiosità di andare in profondità e a cercare le cose. Questo è il mondo che ci aspetta, ma che non che ci aspetta. Che è già così, perché è così. Sicuramente, quindi, però noi proprio per questo ci siamo voluti focalizzare in un mondo che è una sorta di nicchia, il mondo appunto, in questo caso i parrucchieri è un mondo che comunque naviga da tantissimo tempo, ci sono tantissimi parrucchieri che sono dei manager e fanno marketing in maniera eccellente, oramai. Assolutamente, certo. Però, come dicevamo prima, il lockdown ha realmente spostato le sedie sotto i sedili, perché anche prima, come dicevi, c'erano le stesse attenzioni. Però io andavo sul sito della Nike, sui social della Nike, e vedevo che non davano cura. Andavo sui social dell'Adidas e vedevo che non ci mettevano più di tanta attenzione. Andavo a vedere invece piccole comunità e piccole aziende e ci mettevano tanta cura, tanta attenzione, ma non avevano la stessa efficacia della pagina di un Adidas o di una Nike, che postavano un contenuto una volta magari a settimana, ogni 10 giorni, ma quel contenuto era di una potenza enorme. Allora qui, perché ti ho voluto chiamare, perché ho voluto il tuo contributo? Perché tu, Pierpaolo, sei a parere mio, sei parte della storia dell'Italia.
a livello pubblicitario, a livello grafico, di tutto. Cioè, tu hai contribuito a formare la mentalità di giovani e di persone che vanno dagli anni 60, 70 in poi, perché comunque grazie a te, anche al gruppo che avevi dietro, il gruppo col quale lavoravi, che è inutile che diciamo nomi, cioè, parere mio, hai contribuito a formare realmente un'immagine di ciò che era anche la rappresentazione della moda, dello stile italiano, sia in Italia che nel mondo. Prima di sentirci, ovviamente, sono un po' andato anche a ricercare altre informazioni e non mi sono lasciato scappare reminiscenze di quando ho avuto l'onore di collaborare insieme a te per Oliviero Toscani. E non avevo all'epoca la reale coscienza della portata e l'importanza dei personaggi che avevo davanti. Ovviamente crescendo studi sempre di più e capisci perché determinati personaggi sono diventati importanti e famosi. E io volevo arrivare qui. Ho bisogno per forza di avere Oliviero Toscani per essere per avere successo con i social. Perché? Perché comunque sui social il successo lo porti comunque sempre avanti grazie alla fotografia. Non muore mai. E tu sei un mostro nella fotografia. La tua cultura è infinita, quindi sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Perché io nel 2020 sono costretto ancora a dare così importanza a uno degli strumenti più vecchi, ma più potenti, attuali e tuttora come la fotografia? Cioè io devo per forza essere un genio come Oliviero Toscani per avere successo. Ci sono stratagemmi mentali o piccole soluzioni che devo applicare o attuare per poter far crescere la mia piccola azienda? O per forza devo mettermi dietro un fotografo della Madonna, un art director con 30 anni di esperienza? Cioè, c'è il modo di poter adesso online avere la stessa comunicazione che potevamo avere prima del lockdown? Perché adesso si sono tutti quanti buttati a fare quello che stiamo facendo noi in questo momento, tutti quanti. Allora che facciamo? Facciamo tutti la stessa cosa perché? Dove vogliamo arrivare? Personalmente, se lo sto facendo, come ti avevo scritto, era perché io sono sempre stata una persona abbastanza, non dico solitaria, però cercavo di non espormi troppo. Adesso invece devo fare il contrario per sopravvivere in questa nuova giungla mediatica. Però per un solo motivo, perché se ci metto la faccia posso raggiungere un po' di quello scopo che riesco a raggiungere quando faccio qualcosa live e quindi in diretta di persona come professore in un ateneo e tutto il resto, e quindi cerco minimamente di comunicare la mia energia con la mia faccia tramite web. È una cosa efficace, sì o no? Devo continuare a utilizzare vecchi strumenti all'interno di nuovi supporti della comunicazione o devo tornare al passato? Ti faccio questa domanda perché? Perché come grafico editoriale, cioè che significa? Perché a me comunque mi piace adesso impaginare il giornale e tutto il resto, che è un amore che ho preso da te, sia chiaro. Io mi rendo conto che sì, va bene, posso fare un PDF e tutto quello che vuoi, ma l'efficacia di un magazine stampato è comunque, cioè non la toglie nessuno. Il magazine stampato ha sempre la sua efficacia. Perché? Perché io a livello, cioè nel 2020 capisco che l'efficacia di un mezzo resta sempre quello tradizionale, ma tutti cercano di buttarsi su una comunicazione che è anche più fredda e meno simile e vicina a quello che è lo stile dell'uomo, cioè l'interazione personale, la collaborazione, stare insieme. Come direttore artistico, come direttore creativo, come genio, come mente illuminata, come personaggio che ogni volta è riuscito a trovare una soluzione a un cambiamento epocale, ce l'hai sempre fatta. Qual è il tuo segreto? Allora, guarda, la cosa è È abbastanza abbastanza semplice. Allora,
faccio degli esempi concreti, così non c'è bisogno di fare una lezione di comunicazione. Se io prendo una fotografia di Peter Lindbergh, qui adesso al Silos di Armani c'è una mostra esaustiva di Peter Lindbergh che è fantastica. L'hanno inaugurata prima del lockdown, il giorno dopo hanno dovuto chiuderla. Penso che adesso la riapriranno e consiglio a chiunque possa andare a vederla perché è straordinaria. Se non sbaglio, ne avevi parlato nel tuo profilo. Ecco, la cosa però che ci interessa osservare, che cos'è? Che se io prendo una di quelle fotografie e la posto su Instagram, per esempio, che cosa rimane? Allora, la qualità, intesa come qualità emozionale di un'immagine che io posso vedere stampata dal vivo o su un giornale, la perdo perché la sto guardando sul telefonino. Però scorrendo ti fermi, cioè se è un'immagine valida. Sì, e questo è il punto, non perdo il contenuto. Quindi se prendo una foto di Toscani, adesso facciamo l'esempio di quelle più famose, che ne ha fatte migliaia, ma diciamo quelle più famose che ha fatto per la Benetton, che ha trasformato un'azienda che vendeva maglioncini ai mercati in una multinazionale, perché di fatto ha fatto questo, no? Allora, qualunque di quelle fotografie lì, se io le posto su Instagram, spaccano tutto Instagram. Ma perché? Perché è il contenuto che fa la differenza. Quindi questo è il punto, soltanto che il 95% della gente non capisce che cos'è il contenuto, o comunque non sa lavorare sul contenuto. Non riesce a estrapolarlo. Tu prendi le foto di Airbritz. Sì. Prendi le foto di Airbritz. Qualunque foto di Airbritz che tu prendi e la metti su Instagram, ti spacca Instagram. È impossibile che tu non ti fermi, ma perché c'è il contenuto. Dopo, è chiaro che se io le vado a vedere dal vivo, una stampa 30x40 con una luce perfetta, cioè, ne colgo anche l'emozione, no? E quindi è la qualità. È come guardare un quadro di Picasso, ragazzi. Quante volte abbiamo visto i quadri, le grandi... Cioè, prendiamo un quadro di... Allora, un esempio straordinario, ok? Paolo Uccello, che sta in una stanza a Firenze contro... Ecco, ok, se io prendo... Io il Paolo Uccello dove l'ho visto? L'ho visto sul libro di storia dell'arte, no? Perché per vedere Paolo Uccello devo andare a Firenze, andare dentro quel posto, sedermi lì davanti a guardarlo, ok? La fotografia... è la stessa cosa, la comunicazione è la stessa cosa. Se io guardo un film di Luchino Visconti sullo schermo del computer, che cosa c'è? Non è il cinema. Quindi il media fa una differenza da un punto di vista emozionale e qualitativo, però da un punto di vista contenutistico, se io guardo la caduta degli dèi di Luchino Visconti sul computer, comunque ho capito che cos'è il nazismo, cioè che cos'è stato il nazismo e quanto film sia grandioso. Perdo tutta quella che è la qualità, la fotografia, la pasta del colore, la profondità di campo, le immagini che ti emozionano, dove tu entri dentro nella storia con un'emozione, perché quello è il cinema, ragazzi. Cazzo, è il cinema. La grandezza del cinema è quella, e la grandezza di Paolo Uccello, di Caravaggio, è che quando tu vai a vedere queste opere dal vivo rimani scioccato dalla grandezza, dalla bellezza e dalla qualità di quel lavoro. La fotografia è la stessa roba, però se io prendo il Caravaggio e l'ho messo su Instagram, prendo Paolo Uccello e lo metto su Instagram, prendo Peter Lindbergh o Sarah Moon o Peter o chi vuoi e li piazzo su Instagram, la potenza del messaggio e del contenuto rimane. Quindi che cosa significa? Che se io lavoro sul contenuto, no? Il messaggio quantomeno arriva. Perché quindi il contenuto fa la differenza. Bisogna essere un abile osservatore per poter estrapolare il miglior contenuto da una situazione, praticamente. Ho capito, però... ma lo diventi come? Sei un genio o lo diventi con l'esperienza? Sì, ma una lezione fondamentale che io faccio è l'osservazione del contenuto. Ecco. Cioè, allora, la domanda è questa. Se io devo affrontare, cioè devo realizzare un contenuto, ok? Se io osservo il contenuto in profondità e mi domando
Che cosa mi dice il contenuto? Come posso rappresentarlo? Il contenuto mi dà una risposta, però lo devi osservare con profondità e logicamente se tu hai un talento e hai una sensibilità maggiore, riuscirai meglio a dare una risposta. Però è chiaro che c'è una differenza tra il fotografo di provincia, Herb Ritz e Olivero Toscani, se no quelli non sarebbero stati quello che sono, no? È logico che, capisci? Cioè, questo non possiamo entrare in questa logica, però se io osservo il contenuto ho una risposta. Poi dopo è chiaro che c'è anche una differenza di contenuto, no? Perché se io ho David Bowie di fronte a me, ho un contenuto di un certo tipo. Se ho Ligabue, ho un contenuto di altro tipo. Aspetta un attimo. Non ti preoccupare. Ma capisci? Quindi dobbiamo anche, ovviamente, con l'intelligenza capire i limiti. Se io vado a fare un lavoro che è una marchetta di comunicazione, è logico che non ho gli abiti di Alexander McQueen. No? Cioè, posso farti una domanda? Ma per poter raggiungere questo stato di coscienza, diciamo, nell'analizzare i contenuti nella maniera migliore, ci vuole la tua esperienza o c'è stato un momento particolare della tua vita dove hai scoperto il tuo, chiamiamolo, daimon? Ma no, allora, tutti i soggetti, indipendentemente che siano lavori molto commerciali o che siano lavori di alto profilo, tutti i soggetti hanno almeno un contenuto che può essere considerato interessante. Quindi diciamo che la cosa importante da un punto di vista etico e professionale è che se io lavoro per Cartier e poi lavoro per Postal Market o per la Rinascente, tanto per fare qualche nome con cui ho lavorato, ma per capirne la differenza, o lavoro per Condé Nast e faccio il progetto di Vanity Fair, per esempio, io devo pormi nella stessa condizione. Cioè, non è che se lavoro per la Rinascente è serie C. No, perché quelli hanno degli highlights di contenuto. E quindi la mia missione è di fare il meglio che si può fare con quel contenuto. Allora, lì ottengo il risultato 100, no? Beh, se io ho il miglior make-up e il miglior stylist del mondo per fare un lavoro, è logico che il mio risultato sarà diverso da quello se ne prendo due che stanno in provincia. È evidente, però anche se lavoro con quelli di provincia, devo fare in modo che quello che portiamo a casa sia il massimo risultato che possiamo ottenere. È semplice. Infatti, all'università tu hai il compito di un professore, è quello che se tu hai uno studente che vale 5 e l'altro che è un campione che vale 10, tutti e due devi metterli nella condizione di ottenere il meglio di se stessi. È semplice. Verissimo. Se capisci questo meccanismo, di conseguenza ti porrai di fronte al tuo problema nella maniera migliore. Cioè, perché è logico che se il tuo committente è di un certo tipo otterrà un certo risultato, se il tuo committente è un altro, però se tu ti poni nella maniera giusta farai sempre 100, farai sempre il meglio di quello che puoi fare. Tu prima del lockdown... Posso intervenire? Sì, prego, scusami Francesco, sto parlando... Io guarda Pierpaolo, io se fossi lì con te ci sarei una vita attualmente a farti domande su domande, ma per un semplice motivo. Perché allora Francesco, io sono stato con Pierpaolo, ho imparato da lui. C'è stato un attimo di connessione che... Sì. Tu mi senti? Ci senti Francesco? Sì, un attimo che... Sì, ecco, sì, perfetto. No, io volevo fare una domanda a Pierpaolo. Allora, con Riccardo stiamo realizzando questo progetto di educazione nel settore della beauty e dei parrucchieri, perché
Proprio facendolo, stiamo facendo nascere la consapevolezza che il mondo è cambiato, perché nel mio settore il 90% dei parrucchieri non è consapevole ancora, per farti capire. Allora, adesso noi stiamo producendo per l'America in inglese, non solamente per l'Italia, andremo a fare 3 puntate più o meno di un'ora, l'una con un personaggio storico nell'ambito della beauty che si chiama Joe Santilli, che è stato il direttore artistico di Vidal Sassoon, e con Johnny andremo a raccontare la storia del taglio dei capelli dagli anni 60. Proprio ieri che abbiamo iniziato le prime riprese, John è stato carinissimo, ha fatto 12 disegni a mano, stavamo prendendo un caffè e mi ha fatto 12 disegni di varie epoche della moda, dal taglio Bob, eccetera, che è un'icona, ha fatto una dedica a Concept Group, perché non è una scommessa, è un dato di fatto, bisogna fare qualche cosa, ognuno per il suo o per la sua esperienza. E importante poi sono i risultati, come diceva Riccardo, ma che devo essere il grande fotografo? Tu Pierpaolo, tu lo sai meglio, delle volte hai incontrato persone sconosciute che hanno potuto raccontare al mondo delle cose incredibili, o sbaglio? Ho seguito qualche tua intervista di aver incontrato personaggi proprio sconosciuti e con una foto che hanno dato quell'emozione fondamentale, perché noi viviamo di emozioni. Senza emozioni non si vive, sia nel negativo sia nel positivo. E una foto espressa nel modo giusto da qualsiasi persona possa rivoluzionare la sua vita e anche la vita di milioni di persone. Anche perché ci sono i leader delle volte che parlano al mondo intero di cose che milioni di persone seguono. Anche il fotografo può essere un personaggio che con una foto, e ce ne sono tanti, può cambiare una tendenza e una consapevolezza nel mondo. Io e Riccardo ci stiamo provando per cambiare una consapevolezza nel mondo della beauty, che il mestiere della parrucchieria si fa in un modo differente. Certo, la parte fisica è importante, però è anche vero che, per esempio, a livello pratico, come dici te, spediamo una couette, una testina, e ti diamo anche un video tutorial come realizzarla fisicamente, che c'è un'emozione differente, però non è al par di una modella vera che c'hai là e c'ha le sue emozioni, mi piace, non mi piace, hai una testina finta, però la praticità manualmente, perché solo ripetendo, 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 uno può diventare un campione in quello che fai. Che ne pensi? Perché i mestieri cambiano, nel senso, ci sono i mestieri che moriranno e i mestieri che nasceranno nuovi, per esempio. Anche perché nel mio campo, anticamente, per cambiare parrucchiere, il parrucchiere doveva fare una certificazione alla persona che stava in buona salute per andare da un altro parrucchiere. Quello che può accadere qui nei tempi moderni, con dinamiche differenti. Quindi il mondo sta in evoluzione. Vedo che la connessione ogni tanto ci lascia, e nient'altro. Bisogna solo fare, tirarsi sulle maniche, tutti per il suo, e fare qualche cosa. Però rimango, la parte fisica, per esempio, in Oriente sono già 10 anni che loro usano mascherine, e per loro è diventata una normalità. Qui da noi tutti convinti che la mascherina ce la toglieranno,
però sarà per sempre. Certo, quando stai in un luogo aperto puoi respirare, però per sicurezza, per tutta la società civica, bisogna comportarsi per cambiare. Poi, fortunatamente, riuscirà non il vaccino, ma una cura, perché poi il vaccino è molto discutibile. Bene, no, era solamente per riallacciarmi al discorso dell'essere umano che ha il potere e le soluzioni sempre di cambiare le cose personali, ma anche nell'ambiente. E noi con Riccardo stiamo cercando, anche con questa intervista o chiacchierata tra amici, di trovare spunti, idee che ci dà, che ci danno l'opportunità di comunicare meglio un qualche cosa che ancora non c'è una consapevolezza reale. Io sono molto contento che tutti adesso stanno facendo questo, interviste continuamente, perché nell'ambito della beauty, se vuoi, al primo posto, oltre che far capelli, al primo posto è raccontarsi che cosa sei e che cosa fai. Che ne pensi, Pierpaolo, di questo? Penso sì, quello che hai detto va bene, c'è da fare appunto alcune puntualizzazioni che riguardano ambiti diversi. Il mondo del beauty si è trasformato moltissimo negli ultimi 20 anni perché è andato verso una maggiore, diciamo, una maggiore consapevolezza della cura singola dell'individuo, quindi non soltanto diciamo quelli che erano i trattamenti tradizionali, che potevano essere il taglio, il colore, la cura delle unghie, il make up di un certo tipo e quant'altro, ma stiamo andando verso una consapevolezza di una maggiore cura dell'individuo attraverso anche per esempio una disciplina alimentare, no? Cioè, quindi quello che è l'expertise e la competenza che deve avere un parrucchiere, per esempio, secondo me si deve allargare molto, perché oggi sappiamo, cioè lo sapevamo anche prima, ma questa consapevolezza si sta allargando sempre di più. Quindi io devo sapere che se voglio stare bene esteticamente, no? Quindi la mia pelle, i miei capelli, i miei denti, tutto quanto, devo avere anche un regime, uno stile di vita di un certo tipo. Quindi questo tipo di competenze, per esempio la Dina Azzolini, che è stata una grandissima, lo è ancora perché è ancora viva, praticava tutta questa logica sull'individuo ancora negli anni 70, però la Dina Azzolini era un pioniere, no, di tutto questo. Lei praticava, come dire, l'ecologico e tutto quanto nel suo atelier ancora negli anni 70, però è una pioniera. Lei lavorava solo su appuntamento, cioè tu andavi e c'eri solo tu, non è che eri in fila o c'erano altre persone, capito? Allora, questa è anche una consapevolezza di business, perché è logico che se io vado in un salone dove ho 10 assistenti e ci sono 50 persone, il mio giro d'affari è diverso che se sono da solo, anche se ti faccio pagare 100 euro per un taglio di capelli da uomo, no? Comunque sia, il mio business è diverso. Quindi ci deve essere anche una consapevolezza da parte del parrucchiere a fare un'offerta che vada verso quello che oggi il mondo sta chiedendo, le persone più consapevoli e più avanzate stanno chiedendo, e quindi io chiedo a te di avere una certa cosa, quindi vengo da te e tu mi puoi dare anche dei consigli addirittura alimentari o di integrazione di determinate cose. Quindi si evolve anche la competenza e il sapere di un mestiere che effettivamente è anche importante. Poi le donne vanno anche da parrucchiere una volta alla settimana, quindi voglio dire, lì c'è anche un contatto fisico, perché io comunque se voglio farmi un trattamento devo venire da te, me lo devi fare fisicamente. Quindi stiamo parlando di due cose diverse. Un conto è la formazione, che è quello che tu mi hai raccontato, perfetto. Un conto è il servizio.
Io per avere servizio devo venire da te. Certo. C'è poco da fare, perché sennò i capelli come me li curi? Non è che me li autocuro. Invece la formazione, che tu dici, li mando la testina, questo e quell'altro, ok, guarda, ci può anche fare. Dappertutto. Ma tu in generale cosa pensi dei social nel 2020? Ma com'è? Penso che un social fatto con intelligenza, ovviamente, che abbia appunto i contenuti, ha delle interessanti possibilità di sviluppo, perché se io parlo è sempre un discorso di contenuti, siamo sempre lì. Perché se ho dei contenuti personali e mi invento una serie di pillole, di contenuti, di racconti, è chiaro che in un determinato ambito avrò uno spazio di ritorno, perché sto sviluppando dei contenuti che sono interessanti. Poi anche in questo ambito siamo a una esposizione mediatica talmente alta che ovviamente c'è una talmente esposizione di contenuti che cercano di venderti in tutti i modi, che infatti se tu vai su Instagram fai uno scroll infinito e non ti fermi a vedere niente. Ma infatti, perché tutti, capisci, tutti i post caricano contenuti. Quindi un canale invece dedicato al beauty, che parla in un certo modo e che ha un programma specifico di affiliazione o quant'altro, può essere molto interessante. Ti spiego perché ho accettato di collaborare con Francesco. Francesco voleva creare questo canale, però la prima cosa che mi è venuta in mente per la forza lavoro che potevo apportare io è stata questa, che comunque Francesco voleva creare un canale di moda, di tendenza e creatività nel suo mondo della parruccheria. Io la prima cosa che ho pensato è, dovendo creare un impianto del genere, a livello di organizzazione non vedo nulla di diverso nell'organizzare un giornale o un magazine. Mi piacerebbe avere un magazine, un giornale all'interno di un che sia solamente web, però in che senso? Io voglio convertire tutto quello che è il lavoro dietro un magazine, cioè gli shooting, la creazione di contenuti, la creazione di video, di tutorial, tutto quello che ho in mente di inserire in un magazine lo voglio portare in questo gruppo live web. Secondo te raggiungerò mai la stessa efficacia di un magazine cartaceo? Adesso, nel 2020, sapendo che un magazine cartaceo non se lo compra più nessuno, perché tanto la gente si compra sempre le solite testate, quelle vanno avanti ed è sempre difficile proporne nuove. Cioè, io non sono Pierpaolo Pitacco che ti caccia il ghost della situazione. Ok, ci siamo capiti? No, vabbè, ma questo è relativo, perché tu puoi partire dal web costruendo un canale che ha delle sezioni, e ogni sezione, poi il mondo beauty è anche, appunto, si è evoluto, è anche ampio, quindi se io creo una serie di sezioni all'interno della quale all'interno di ognuna ci sono dei contenuti, delle pillole di contenuto che raccontano appunto qualche cosa di interessante per la professione, è logico che io ti sto trasferendo delle competenze specifiche. Se poi ai miei iscritti alla fine del mese o ogni sei mesi gli dico: vuoi avere uno strumento fisico cartaceo on demand che te lo tieni come raccolta, come raccolta, ma anche diciamo come strumento che hai sotto mano con tutti i contenuti che abbiamo, o i più importanti contenuti che abbiamo creato in sei mesi, ecco che se tu lì hai una risposta puoi fare anche un conto economico, perché se ho 100 persone che sono interessate ad avere un oggetto fisico da tenere collezionabile, no? Io gli faccio 100 volumi, oggi col digitale posso stampare 100 volumi, non è che da andare in stampa a farne 50.000, 100.000, no? Cioè è chiaro che deve essere costruito come anche lì, perché quello che interessa ancora, secondo me, del fisico e del cartaceo saranno appunto dei contenuti di alto profilo qualitativo, perché li conservi, le collezioni, e sono
Io in un attimo posso consultare, per esempio, 6 mesi di pillole che tu hai postato in giro, no? Poi comunque è un momento di pausa, di riflessione diversa, perché ho un'attenzione diversa, è un momento di riflessione, no? È un momento anche, come dire, per me stesso, dove mi fermo a guardare, mentre vai sul sito del Corriere alle 9 del mattino per vedere che cosa succede nel mondo, dopo 5 minuti è già bello che è finito. Se vai a comprare il quotidiano, devi dargli un'attenzione, una tempistica diversa. Quindi è questo che stiamo assistendo, cioè il mondo va a una velocità e a una superficialità estrema. Se voglio prendere un momento per me stesso, mi fermo, guardo, gli do un'attenzione diversa e assimilo però anche un contenuto maggiore, perché gli do un'attenzione, un'importanza diversa. Quindi le due cose non è che si vanno ad escludere, semplicemente c'è un'evoluzione, no? C'è un'evoluzione per quello che è il mondo cartaceo, secondo me è positiva, perché tutto quello che sta in mezzo, che non interessa più e così sparirà, e rimarrà soltanto il meglio. Quindi in questo senso è un'evoluzione positiva, perché il meglio vuol dire, capisci, vuol dire comunque qualità, vuol dire qualità. Piacere della qualità, e quindi questo è soltanto positivo. Invece per la comunicazione formativa cosa c'è di meglio di un canale YouTube? Non c'è niente di meglio, io posso raggiungerti, ti faccio una lezione, uno sta a Messina, quell'altro sta in Cina, quell'altro sta, che ne so, a Chioggia, e siamo tutti online, ti faccio una lezione, un tutorial che dura un'ora, meglio di così cosa c'è? Poi alla fine dell'anno vuoi 10 tutorial, tutti raccolti? Ok, me lo dici, facciamo un conto, quanti ce ne sono? 100, 50, 200? Ok, ti faccio un bel volume, te lo stampo, quanto costano? 20 euro l'una? Te lo mando e te lo tieni. Bellissimo. Non vedo... Ma è un sistema che consiglieresti a qualsiasi cliente che si vuole buttare in questo campo? O pensi ci siano tecniche di comunicazione più efficaci? Non quella dei video tutorial, quella di creare una comunità virtuale, diciamo. La comunità virtuale la crei, poi puoi anche stabilire che una volta al mese la comunità si ritrova per un evento live in un luogo dedicato, dove in quell'evento live ovviamente tu gli devi dare qualche cosa, non è semplicemente per incontrarsi e bersi un caffè. Un evento live che dura, è come il tutorial che faceva la Vella o l'Oreal, no? Dove li faceva venire tutti in un posto, dalla mattina alcuni duravano 4 ore, altri duravano tutto il giorno, c'erano gli show, c'erano 4 parrucchieri di tendenza, ognuno faceva i suoi capelli, raccontava la tecnica, no? Poi facevano venire 2 o 3 persone a raccontare le tendenze, quali sono le tendenze alla prossima stagione, tu fai la stessa roba, la fai online, cosa cambia? Scusa, cambia niente, anzi meglio, abbatti i costi, è più efficace, ti colleghi alle 7 di sera quando la gente ha lavorato e è un orario più interessante, non devo prendere la macchina per andare a, che ne so, a Reggio Emilia, perché la fanno lì e da tutta Italia devono andare a Reggio Emilia per l'evento formativo Vella, ma la faccio online, scusami, lo faccio online. Poi se alla fine dell'anno voglio dare la possibilità di avere un documento che raccoglie tutto quello che in un anno abbiamo fatto, glielo offri e senti che risposta ti danno. In base alla risposta fai le copie, molto meglio. Ti stai adattando anche tu allora? Questa, la cosa è questa, non è, cioè il mondo va in questa direzione oramai, questa è la realtà delle cose. Siamo obbligati a farlo, dici, se vogliamo sopravvivere. Se vogliamo sopravvivere, ma sì, certo, cioè se vogliamo sopravvivere, questa è una scelta, poi dipende dalle attività personali, chi ha il salone, c'ha il salone, avrà le sue clienti e vanno lì, ma da quello che ha raccontato Francesco, lui sta facendo una cosa diversa, anche c'ha un salone dove vende, cioè potrebbe anche averlo, non lo so se ce l'ha, però non è quello che ha raccontato. Cioè quello che ha raccontato è un'operazione... È un'operazione diversa, no? Sì, quello che lui ha raccontato è un'operazione di natura formativa e divulgativa, dove alle spalle c'è 50 anni di esperienza e sicuramente è molto interessante. E poi, ripeto, nessuno ti vieta di fare una volta al mese un evento aggregativo, perché l'evento aggregativo crea fidelizzazione, no? Crea community.
Quindi tu lo devi fare una volta al mese, una volta ogni 3 mesi, non lo so, questo dipenderà da come si sviluppano le cose, no? Però il momento, diciamo, aggregativo ci deve essere, perché ti fa sentire che sei una community di persone, c'è un'empatia diversa, quindi quello lo devi fare, ma stabilirai quando e come, in funzione di come si svilupperà tutto il progetto. Tu per caso hai dei progetti futuri che si incentrano soprattutto nel mondo web, o comunque continui la tua strada come creativo? No, come... adesso, guarda, c'è il una cosa interessante. Hai in futuro l'idea di essere più presente anche a livello di la tua presenza web, video soprattutto? Allora, anche quello diventa un lavoro, ovviamente, come tutte le cose, perché le cose o le fai bene. Infatti io non è che curo molto il mio canale Instagram o quant'altro, avrei potuto anch'io inventarmi dei tutorial, delle cose. No, io potevo fare un canale YouTube, per esempio, dove raccontavo delle cose che spaziano dalla musica alla moda, alla fotografia, a tante cose. Se vuoi, no? questo, ti chiamo io ogni giorno, mi parli tutta la storia della comunicazione. Ho capito, però diventa... Sì, ma diventa lavoro anche quello. Infatti io dovrei seguire il mio canale Instagram e farlo in un certo modo, e avrei 10.000 follower, ma non me ne frega niente, cioè, nel senso, me non me ne frega niente, perché io faccio le mie cose. Alla fine uno, se vuole anche avere la curiosità di vedere qualche cosa, mi scrive e io gli rispondo. Non hai la voglia di comunicare qualcosa ai tuoi post in questo modo? Cioè, tra 30 anni, quando mio figlio studierà Pierpaolo Pitacco, sarà normale per mio figlio vedere i video di quando era piccolo col papà e tutto il resto? È mai possibile che sarà invece raro trovare un video dove avrò Pierpaolo Pitacco e la sua testimonianza sulla sua percezione della vita e dell'arte? Cosa lasci? Cosa vuoi lasciare ai posteri di tutto quello che... Non lascio niente, perché le nostre vite sono sempre un'esperienza personale di passaggio, quindi è relativo. Se qualcuno sarà interessato o è interessato a tutto quello che io... Allora, le persone che mi hanno incontrato, ho cercato di dare a tutti quello che io personalmente posso dare, e poi quello che hanno recepito tutti quelli con cui ho lavorato, che mi hanno incontrato... Ho cercato, come ti spiegavo prima, non c'è differenza di lavorare per Cartier o per Rinascente, oppure andare all'Istituto Italiano di Fotografia a fare una lezione di come il mondo della moda ha rubato tutto dal mondo della musica. Quindi non è vero che hanno inventato un bel niente. No, però una cosa ti voglio dire, io quando sono venuto da te ero, come si dice a Milano, ero proprio un pistola. In che senso? Perché lavorando da te ho aperto la testa, cioè sei tu che mi hai insegnato a andare oltre, e sei tu che mi hai insegnato a seguire quello che sentivi dentro, a coltivarlo, a oltrepassare i limiti e vedere cosa c'è oltre, altrimenti non me ne sarei neanche andato in giro per mezza Europa a cercare di studiare chissà che. Quindi questo è il seme che hai inserito dentro di me. Quindi non immagino quanti ne hai inseriti in giro nel corso della tua vita. Sì, vabbè, però sai, questo è stato il mio percorso. Non è che, sì, potrei fare quando mi hanno invitato, ho parlato, ho detto, adesso apprendisti fotografi, per esempio ho fatto un'intervista molto bella, dura 2 ore, quella rimane sul loro canale di YouTube, c'ha 10.000 follower, un po' di gente l'avrà vista. Abbiamo fatto un'altra con Toscani, c'erano 2.000 persone. Cioè avere 2.000 persone avranno sentito qualcosa. Adesso il Toscani vuole fare una specie di ha fatto un canale che si chiama Toscani Circus, sì, che è un canale di formazione e lo sta mettendo a fuoco, lo sta sviluppando, è una specie di academy, chiamiamola così, che riguarda la fotografia principalmente, ma poi sai, lì va oltre, cioè non è semplicemente fotografia, è comunicazione, è come comunicare dei contenuti al mondo e tutta una serie di cose, no?
sta facendo sta cosa, mi ha invitato a far parte di questa cosa, faremo qualcosa dentro questo format che sta sviluppando. Abbiamo fatto un incontro un pomeriggio di sabato due settimane fa, c'erano 25 persone iscritte e va avanti così. Beh, mi viene da sorridere perché mi fa piacere che ci stai dicendo che da un po' di tempo ci stiamo muovendo come si muove. Se io avessi il problema, la questione è ancora una questione di natura istituzionale, perché non abbiamo in Italia i grandi, cioè personaggi come, adesso dico, l'Olivero Toscani, ma anche la Gisella Borioli, che è la proprietaria del Superstudio, sono persone che dovrebbero avere un sostegno finanziario dalle istituzioni, come fanno in Francia. Sicuramente. Perché se io avessi un sostegno, no, e non dovessi soltanto vivere con le mie capacità, allora potrei dire, vabbè, ma io tutte le mattine faccio delle pillole e le metto sul canale YouTube, no? Una volta racconto di una roba, una volta racconto di un'altra, un'altra volta racconto di un'altra, e crei un insieme di contenuti che poi sono quelli che racconto quando mi chiedono qualcosa o alle lezioni che faccio a scuola, cioè al Politecnico, capisci? Sono rimasto. Però è un canale diverso, perché se tu lo metti su YouTube raggiungi il mondo, come dire. Esatto. Se vai al Politecnico ci sono 50 ragazzi iscritti a quel corso lì e sono 50 ogni anno, finito. Cioè, all'incontro che abbiamo fatto con Toscani c'erano 2000 persone, cioè in un pomeriggio hai raggiunto 2000 persone, là ci metti 6 mesi per raggiungere 50, cioè questa è la potenza del mezzo, capisci? Però di cosa vivi? È un lavoro, cioè fare un Instagram giusto, io spiego agli studenti, allora io oggi agli studenti del Politecnico gli faccio fare il portfolio su Instagram. Okay. Quindi non gli faccio fare il portfolio accademico, gli faccio fare il portfolio su Instagram. Fantastico. Perché è semplice, capisci? È semplice. Tu, Riccardo Cristino, chiedi un appuntamento al direttore creativo di Prada, ok? Lui vede la mail che gli hai mandato sul suo telefonino mentre sta andando da Londra a Parigi, e in quel momento lì preciso va su Instagram a vedere il tuo profilo per capire se è interessante incontrarti oppure no. Allora tu mi spieghi perché alle università gli fanno fare il portfolio accademico che poi devono portarselo alla laurea, che non serve a un belino di niente? Non serve a niente. Ti ricordi come mi sono presentato da te? Vabbè, cioè, quella era 20 anni fa, ci poteva ancora fare, ma l'avevo fatto rilegare in pelle. Certo, ma non serve a niente. Non serve a niente, perché io vado a vedere il tuo profilo Instagram e in 30 secondi faccio uno scroll e vedo subito se mi interessa incontrarti oppure no. Semplice. Allora ti devo far fare un portfolio Instagram, non il web, che non serve più un belino per i portfolio, perché non lo vado a vedere, perché devo andare su Safari o su Google, devo cercare il tuo sito, lo devo digitare e poi lo devo anche navigare. Secondo te funziona? Il web è già superato. Cioè, il web va bene se devo consultare l'Enciclopedia Britannica, che devo fare una ricerca, capisci? Va bene se devo comprarmi, che ne so, un paio di pantaloni o cosa, faccio una ricerca, vado a vedermi, faccio l'e-commerce. Ma per queste robe qui di comunicazione non serve più a niente, serve solo Instagram. Hai un profilo Instagram, finito. Questo, quindi io gli faccio fare i portfolio Instagram. Cioè, però è fuori dal mondo, perché non è... Nella struttura accademica non è previsto questo, cioè non c'è. Ma chi se ne frega, tu sei Pierpaolo, tu devi dettare la struttura accademica per farti capire, no, come va il mondo. Purtroppo i contemporanei comprendono la contemporaneità, arrivano 20 anni dopo. Esatto. Adesso, cioè, voglio dire, alla domanda check culturale, alla domanda: qual è l'ultimo fenomeno artistico che abbiamo fatto studiare al liceo? Ti dicono la pop art. E io gli rispondo, scusa, ma la pop art è iniziata alla fine degli anni 50, non è un movimento artistico contemporaneo, è il passato. Potrà essere un passato moderno rispetto agli espressionisti. Stiamo parlando di 70 anni fa. Che cos'è contemporaneo?
Cioè, quindi non ti fanno studiare la contemporaneità. Contemporaneo, ma vatti a vedere i fumetti di Moebius per dire che ha inventato che Guerre Stellari l'ha copiato tutto da lì. Tutto. Esatto. Esatto. Cioè, non sanno. È tutto sbagliato, è tutto fuori da quello che è la logica delle cose formative, capisci? Dopo tu senti parlare il Toscani 10 minuti e ti ribalta completamente il pensiero, ma per forza quello, cazzo, era 30 anni avanti più di tutti, 30 anni fa, cioè, allora io ho visto. Ma ce n'è uno, capisci? Ce ne sono 10, infatti guarda caso il mondo della moda dov'è? È in mano a 10 fotografi in tutto il mondo. Che sono sempre quei 10 lì, poi adesso negli ultimi 15 anni ne sono venuti fuori altri 2 o 3 per fortuna, ma è sempre quella nicchia ristretta, no? Allora, che da dire, dire una cosa però, io a Francesco quando si voleva poco fa si è dovuto proporre e ha dovuto attuare un leggero cambio di immagine, io gli ho suggerito bello allora gli ho suggerito la devi raccontare. Devo fare un nome, ecco, tu raccontala e io faccio un nome. No, non c'è bisogno di raccontare. No, comunque io avevo ho una cultura medio-bassa e quindi cerco sempre di studiare di più, cerco sempre di assimilare il più possibile, soprattutto nel mio campo, nel mio mondo. Perché? Perché ho cercato più di seguire il mio istinto piuttosto che quello che mi veniva insegnato, però senza, senza diciamo l'insegnamento non vai da nessuna parte. Allora io ho sempre ricordato alcuni fotografi che mi facevi presente in passato, adesso non è che ricordo benissimo tutti i nomi, però ovviamente il più importante di tutti al quale io ho sempre fatto riferimento, ma perché me l'hai sempre consigliato tu e perché ci hai anche lavorato, era Gastel, ok? Perché dal nulla è riuscito a creare un suo stile che è diventato comunque dominante nel mondo della moda. C'è una psicologia che viene applicata dietro ogni fotografia. Io sono sempre stato affascinato dalle fotografie anche che faceva Albert Watson. E in questo caso ho consigliato Pierpaolo di emulare una delle sue fotografie. Basta copiare, è facile. Ascolta Riccardo, non c'è da inventare più niente, basta copiare, questa è la fregatura, questo è il punto. Ma la cosa grave, il punto vero è che la gente, allora, quelli che vogliono copiare non sanno copiare e quindi fanno delle cagate mondiali. Esatto. Gli altri vogliono fare il loro e non sono capaci di farlo, no? E quindi hai questi due canali, no? Poi ci sono quei 10 che sono, come dire, dei geni primi della classe e continuano ad andare avanti per la loro strada. Di fatto non c'è bisogno di inventare niente, basterebbe copiare tutto quello che è stato fatto. Uno che sa copiare molto bene è Steven Meisel, uno dei pochi, no? Lui rifà i servizi di Avedon, li fa uguali con le super top model, i più bravi make up artist, i più bravi rifà i servizi di Avedon. Ma ho capito, uno dice cazzo l'ha fatto uguale, ma non si vergogna? No che non si vergogna, perché è talmente giusto che ha copiato Avedon, ma l'ha fatto giusto, l'ha fatto, capisci? È come se tu fai un Caravaggio, lo guardi e sembra un Caravaggio alla faccia, allora, sei capace di farlo? Cioè, questo è il punto. Però bisogna saper copiare. Però faccio riferimento al Caravaggio se voglio ottenere dei bei risultati. Cioè, io quando pensavo a impaginare, io facevo riferimento a te e a Lucchini, ok? Sì, ma perché comunque siete i padri, avete generato la grafica pubblicitaria in Italia. Quindi perché io, se ho queste conoscenze, se siete voi che siete dei precursori nel vostro campo, perché io non devo seguire la vostra scia?
Seguila, basta copiare, te l'ho detto, però copia bene. Ma... sì, ok, non devi... esatto, ma io voglio... copia. Copiare è sicuramente bruttissimo, ok? Uno cerca di... è vero, perché io sono, io sono innamorato di, che ne so, di Elvis Presley, ok? Elvis, il re del rock e tutto il resto, voglio emularlo, mi piace talmente tanto che voglio fare le sue stesse cose, però le faccio quasi 100 anni dopo, qualcosa sarà diverso. Sì, no, ma quello che voglio dire, allora intanto la società occidentale è una società che in questo momento è satura, non ha niente da, non c'è niente di nuovo da esprimere. L'ultimo fenomeno che ha cambiato in maniera significativa la società occidentale è stato il punk. Ma il punk è un fenomeno della fine anni 70, primi anni 80. Oggi i giovani vanno in giro tatuati e con i piercing, perché quella roba lì arriva dal punk, perché quello non fa parte della cultura, fa parte di una cultura tribale. Esatto, no? Tribal, esatto. Però il punk è un movimento di rivolta sociale, e dopo quello che era successo negli anni 60, l'unica cosa che più forte che tu puoi fare è fare violenza su te stesso. E come la fai violenza su te stesso? Scrivendoti con la barba, capisci, sul tuo corpo e queste cose qua. E da lì nasce la moda dei tatuaggi, del piercing, che oggi tu vai in giro, no? Qualunque ragazzo che ha 20 anni ha dei tattoo. La mia generazione non ce li aveva. Come mai? Da dove viene fuori sta roba? Ma adesso funziona. Ecco, ma dopo il punk non c'è più niente. Infatti la moda non ci sono tendenze. Qual è la tendenza della prossima stagione della moda? Che cos'è? C'è l'animalier? Ci sono i colori forti? Ci sono gli oversize che faceva Montana? C'è il bianco e nero? Che cosa c'è? Dov'è la moda? Non c'è più la moda. Allora, vale tutto. Capito? Vale tutto, vale tutto. Non c'è più niente. Faccio come abbiamo fatto in Italia negli anni 60, la inventiamo noi. Certo, ma per inventare qualcosa, voglio dire che oggi i mercati sono talmente saturi che, scusa, ti faccio un esempio proprio banale. Io ho fatto i due progetti editoriali più importanti d'Europa, degli ultimi 20 anni. Sì, non sono progetti, certo, peccato che non sono dei progetti... sono dei progetti commerciali, non sono progetti che hanno espresso un linguaggio o qualche cosa. Certo che li ho fatti è il discorso di prima. Vanity Fair esiste negli Stati Uniti dai primi del Novecento. Noi abbiamo fatto solo una formulazione settimanale diversa di un progetto che esisteva da 100 anni. Sono andato a Parigi, sono stato 5 anni in Francia per lanciare Grazia. Cazzo, ma Grazia l'hanno inventato nel 1938. Però hai fatto successo. Ma certo, perché l'abbiamo, ho capito, ma non abbiamo creato, una formula commerciale bella. Certo che ha fatto un grandissimo successo, ma non abbiamo inventato qualche cosa che si può dire di nuovo. Cioè il punk era qualcosa di nuovo che tu non hai mai visto, capisci? Se tu ascolti, questo voglio dire, nuovo significa nuovo... vuol dire che tu stai guardando o stai ascoltando, se parliamo di musica, qualcosa che prima non avevi mai ascoltato. Allora lì sei di fronte a qualche cosa, a una forma di comunicazione differente. Capisci? Cioè, quando Jimi Hendrix ha inciso il primo disco, tu lo mettevi sul piatto e dici, cos'è sta roba? È chiaro che adesso, a 40 anni di distanza, lo ascolti, l'hai sentito 10.000 volte, e sì, ma così è facile. Facile. Tu devi riferirti al momento storico. Quando Piero Della Francesca ha inventato la prospettiva, cioè ragazzi, ha inventato la prospettiva. Lui ha osservato il mondo e ha detto, ma là in fondo c'è una cosa che si stringe. Cioè, ha inventato la prospettiva. Da quel momento lì ha cambiato il mondo. Capisci? Possiamo dire che... adesso è normale dire c'è la prospettiva. Sì, grazie, ma qualcuno l'ha osservata e se l'ha inventata. Lui è riuscito a metterla su allora,
Allora tu oggi inventati un qualche cosa di nuovo. Dopo Alexander McQueen, che cosa ci puoi fare di nuovo? A parte il fatto che poi quel tipo di linguaggi vanno solo verso un certo pubblico che se lo può permettere. Esatto. Perché c'è anche questo discorso, no? Però oggi inventarsi qualcosa di diverso, di alternativo, di nuovo, non è semplice, perché tutti i linguaggi sono già stati esplorati. Infatti, se tu guardi i cosiddetti mercati emergenti, no? I fatturati, il successo sui mercati emergenti, che cosa riguardano? Riguardano tutti i marchi, tutti i brand che da noi sono straconosciuti. Cioè, vendi le Porsche, vendi le Ferrari, ma noi le Porsche e le Ferrari ce le abbiamo da 60 anni. Sì. Vendi progetti di Vogue, Elle, Grazia, Marie Claire, ok, sono giornali che noi consumiamo da decine e decine di anni, no? E siccome sono delle formule che funzionano, se il cinese non ha mai visto un numero di ID o un numero di Vogue, è logico che per lui è una novità. Non ha mai ascoltato un disco dei Beatles, cazzo, gli metti il White Album sul piatto e quello lì dice, ma peccato sono passati 50 anni. Ma se io ti chiudo in una caverna per 50 anni, tu vieni fuori e c'è uno che ha il telefonino. Comunico con mia zia che sta a New York con sta roba qua. Ho capito, ma stavi in una caverna e non lo sapevi. Grazie per Paolo, mi hai motivato non so quanto. Fantastico, vedere la visione, ognuno ha la sua visione del mondo e la tua mi piace moltissimo, perché la trasmetti e dici la verità, nel senso, per come è, e sta solamente poi a noi se coglierlo o non. Tutto qua. Guarda Francesco, io penso che la cosa migliore sia che i nostri percorsi di vita che hanno portato, io dico queste cose non perché sono un genio, ma perché le ho vissute e le ho imparate, perché ho avuto la fortuna, da quando avevo 23 anni, di lavorare con delle persone eccezionali. È lì che ho capito e ho imparato determinate cose. Se non avessi avuto questa fortuna, probabilmente non avrei potuto fare o oggi farti questo ragionamento. Quindi mi ritengo in questo senso fortunato. Poi è logico che in tutte le occasioni che mi sono state presentate ho dovuto impegnarmi per ottenere un risultato, perché il risultato non è che tu lo ottieni soltanto perché stai in un posto. Tu ti devi impegnare, devi capire, devi fare dei sacrifici e devi farne anche tanti di sacrifici. Però quello che noi possiamo fare oggi è trasferire tutto questo ai giovani o a chi queste cose non le conosce o non le sa. Esatto, e questa è l'unica cosa che noi possiamo fare. Non abbiamo delle altre possibilità. Poi, esatto, se mi capita che mi offrono di fare un progetto innovativo, straordinario, io ci lavoro e cerco di farlo. Non so neanche se riuscirò a farlo. Perché fare qualcosa di nuovo oggi è difficilissimo. È una scommessa. Quindi il fatto che con la tua esperienza tu vuoi creare un canale dove racconti determinati contenuti, determinate cose, è perfetto, perché hai la possibilità di creare una community e chi è intelligente potrà seguire tutto questo e accrescere il suo patrimonio conoscitivo, personale e professionale in maniera molto più ampia. Poi lo svilupperai, perché sicuramente capisci perfettamente che il momento aggregativo è importante e creerai una community, riuscirai a creare una community, anche perché le grandi aziende, guarda, il futuro è delle nicchie, sì, cioè di personaggi come te, come me, nicchie che hanno un sapere, piccole nicchie, piccole realtà. Olivero Toscani, perché c'ha quel seguito pazzesco? Perché tu basta che lo ascolti parlare un quarto d'ora e dici, voglio sapere di più. Cioè, dopo dici, voglio sapere di più. Capisci? Sì. Perché quello ti dice delle robe e tu dici, vabbè, ma io uno che mi dice sta roba qua non l'ho mai sentito. Voglio sapere di più. E quindi continui a seguirlo, per forza. Allora, le piccole realtà che hanno un certo sapere avranno per forza un seguito, perché il resto è talmente generalistico che non te ne fai niente. Quindi il segreto è
è l'approfondimento dei contenuti. Esattamente, è il discorso del contenuto che ti facevo prima. Se tu hai un contenuto, cioè il contenuto non te lo può portare via nessuno. Va bene, non fruirai, capisci? Riccardo, segui il maestro. Riccardo, segui il maestro, i consigli. Fare mezzanotte e mezza o l'una di notte tutti i giorni con te è molto importante, perché come dice lui, bisogna fare. Sì, okay. Però cioè, noi siamo avvantaggiati, Pierpaolo, per un semplice motivo, perché noi siamo innamorati del nostro lavoro, quindi appassionati, la passione e l'amore, e sono convinto al 100% che sono emozioni che ti fanno riprendere il tempo perduto, te lo fanno riguardare. Quello è fondamentale, se non hai passione per il tuo lavoro, tu non lavori perché devi lavorare. Se tu lavori perché devi lavorare, sei fregato. Vai al McDonald's. Tu devi aver voglia di lavorare perché ti piace quello che fai. Bravo. Deve piacere bravo, tanto. Paolo. E se bravo ti piace bene. Tanto, non te ne frega niente di tutto il resto. Io non lavoro perché mi danno dei soldi, non me ne frega un cazzo, io te lo faccio anche gratis, è un progetto eccezionale. E chi se ne frega? Tanto poi, quando guarderanno quel progetto, se è così eccezionale, ci saranno 10 che mi chiamano. E quindi te lo faccio gratis. È semplice. Però se non capisci questo, che è alla base di tutto, non vai da nessuna parte. Sai qual è? È che adesso comunque il problema è che arrivare, non dico al successo, ma alla soddisfazione personale di quello che si fa, cioè sono contento di quello che ho fatto. Ovviamente anche io da ragazzino sono figlio degli anni 80, attenzione, quindi io vengo sin da piccolino da un mondo dove l'italiano doveva appunto far vedere il benessere e il lusso, era appena uscito dalle rivoluzioni anni 70 e tutto il resto, e quindi io non le ho vissute, però vengo da quel mondo e sono consapevole del fatto che molti della mia generazione hanno sempre voluto il piatto pronto a tavola, quindi non hanno mai voluto sudare per ottenere qualcosa, e questo è stato il mio vantaggio, perché mentre io vedevo gli altri che si crogiolavano, riuscivo comunque bene o male ad andare avanti. Questa è stata una grandissima cosa. Il problema qual è? Che se non hai la passione, se non hai il cuore, se non hai la volontà, non vai da nessuna parte. Però è anche difficile trovare dei collaboratori che vogliano lavorare con te, che abbiano la tua stessa voglia e la tua stessa passione, perché, come dicevo prima, è pieno di persone che vogliono ottenere tutto e subito, senza voler lavorare. E mi trovo ovviamente in difficoltà, perché non riesco ovviamente a trovarmi bene con persone della mia stessa età. Cioè io mi trovo bene con le persone più grandi di me a livello lavorativo, perché comunque hanno un background culturale e storico e sono abituati a lavorare, sono abituati a sputare sangue. Quando io interagisco con una persona che è degli anni 80, dopo 2 o 3 giorni che vedi che i risultati non li raggiunge, già demorde e butta la spugna. Ma lo vuoi capire che ci vogliono almeno 1, 2, 3 anni per poter vedere dei risultati fattibili e concreti? Quindi, sì, ma Francesco, Riccardo, quelle persone sono persone che non ci interessano. Assolutamente no, assolutamente, però ti bloccano e ti rubano tanto di quel tempo. Che è importante sapere anche essere in grado di riconoscerle ed evitarle, ed è una cosa veramente problematica, perché nel mondo della creatività e della comunicazione da solo non sei nessuno, non vai da nessuna parte, se non fai gruppo, se non fai team, non fai niente, quindi è questo il problema, uno dei problemi maggiori che ho comunque riscontrato negli ultimi anni, la difficoltà nel trovare dei collaboratori giusti, ma che abbiano l'ambizione giusta, la voglia e il cuore. Vogliono tutto subito, tutto subito. Vabbè, questo è un po' un problema del mondo di oggi. È la mia generazione. Sì, anche quella dopo. Comunque, vabbè. Dopo non ne parliamo. Io okay, una cosa ragazzi...
volevo chiederti, proprio al volo, me l'ero scritta una domanda perché ero proprio curioso di sapere da te, ero curioso di sapere un libro che ti ha aiutato nella tua formazione, nella tua storia. C'è un libro che, se io ti dovessi chiedere, però c'è un libro che ti ha aperto la testa, che ti ha fatto cambiare, allora personalmente come si chiama? Hoffman, personalmente, e poi vabbè Jung e i vari filosofi del genere che comunque mi hanno aiutato a andare oltre. Tu hai dei libri o qualcosa che ti ha aiutato a spaziare, che ti ha aperto la testa e ti ha detto ok, io da domani faccio altro, o io da domani sono un'altra persona? Hai qualcosa, anche un album, anche la musica, perché tu sei un amante della musica, è fantastico perché hai anche una cultura immensa sulla musica. Hai qualcosa che mi suggeriresti per aprire la testa? Guarda, questa è una domanda veramente molto difficile su cui rispondere, per un motivo molto semplice, che una cosa ti porta ad un'altra, e da un'altra ti porta ancora ad un'altra. Tu leggi Young e poi Young ti dice: sono arrivato a Ilma. Leggi Young e Young ti dice: il libro dei morti tibetani, il bardo Todol, che è il libro dei morti tibetani, è qualcosa che cambia la percezione dell'individuo, cambia la mia visione delle cose, cambia. Tu leggi quella roba lì e dici: che cos'è il bardo Todol? E allora ti vai a comprare il bardo Todol, te lo leggi, esatto. No? E vai avanti tutto così. Quindi, arrivati a un certo punto, diventa una sequenza di contenuti e di cose che è alla fine immensa dopo 50 anni di vita, capisci? Io ti faccio allora, solo un esempio. Allora, quale tra tutti questi ti ha dato la chiave per aprire la porta? No, ma ti faccio un esempio per capire semplicemente una chiave, ma che poi è quello che ci stiamo dicendo, no? Perché non c'è un contenuto che è migliore di un altro, è semplicemente un percorso, sì. Quindi non c'è un contenuto che è migliore di un altro, cioè potrei dirti 10 libri o 10 dischi che mi hanno cambiato la vita, perché mi ha cambiato la vita perché mi hanno fatto vedere delle altre prospettive, in questo senso in un determinato periodo storico, capisci? Certamente, ma per esempio oggi ci sono dei musicisti straordinari, soltanto che non sono più nell'ambito delle culture giovanili, che invece erano quelli della mia generazione, ha cambiato veramente il mondo, no? Sì, sì. Perché ha contaminato, cioè non è che ha contaminato, la musica è stato il primo media globalizzato, il primo media che ha globalizzato il mondo è stata la musica, no? Perché dopo gli anni 60 non si può più parlare di generi, e questo che cosa vuol dire? La chiamavano contaminazione, invece doveva chiamarla globalizzazione. Non era contaminazione, era globalizzazione. Quindi, ma perché? Perché la musica parla un linguaggio che tu non hai bisogno di tradurre. Tu ascolti e le orecchie ce le abbiamo tutti, cinesi, americani, brasiliani. Non ho bisogno di capire cioè se capisco le parole ancora meglio, ma se ascolto un album dei Beatles o di Jimi Hendrix o di John Coltrane, non ho bisogno necessariamente, cioè, capisci? Quindi questo, oggi queste culture non le devi andare a trovare in altri ambiti, perché le culture giovanili questa cosa non ce l'hanno più. Questo è il punto. Allora, è tutto un percorso, non c'è una cosa che è meglio di un'altra, c'è un percorso che ti porta a scoprire, no, sempre qualche cosa di nuovo, e tu continui ad aggiungere dei tasselli al tuo, diciamo, a quello che è il tuo percorso di vita, no? Quindi non smetterai mai. Allora, che cosa ti muove? La curiosità di sapere. La stessa curiosità che avevi quando avevi 15 anni, devi averla quando ce ne hai 70, sennò sei fregato. Cioè, se ti fermi, hai finito. E invece, devi sempre averla sta curiosità, ma perché cresce te stesso, non perché devi essere più bravo degli altri. Ti serve a te. Sì. Crescere continuamente nella visione delle cose, del mondo, della bellezza, di tutto. Questo che ti serve.
Quindi la curiosità non ti deve mai fermare, non ti devi mai fermare sulla curiosità. È tutto qui. Quindi diventa difficile rispondere alla tua domanda, perché poi potrei dirti: mi sono letto Bardo Todol 6 mesi fa perché ho letto un libro di Young e che mi ha incuriosito. Mi sono letto Baricco perché con Game ti racconta in una maniera dettagliata come è nato il mondo digitale, e quindi è un libro che dovrebbero mettere già da oggi nelle scuole medie, no? Allora, perché fa capire, no, come nasce il mondo nuovo, cioè il mondo digitale, che è il mondo nuovo in cui un ragazzino di 12 anni è totalmente inserito. Ti leggi quello è un libro di storia. Sì. Cioè, non è semplicemente un saggio o un'analisi, quello è un libro di storia. Allora, io sono nato negli anni 80, quando ho sentito per la prima volta Michael Jackson, ho fatto giusto? Perché era, certo, la mia epoca, con Thriller, che comunque Thriller era uscito prima, però nell'80, se non sbaglio, con Bad ha fatto proprio, ha continuato a cavalcare la scia della sua notorietà e tutto il resto. In questo caso è per la musica. Come ti dicevo, per i libri a me Hoffman ha inciso tantissimo. Nella tua formazione, ovviamente, è difficile, capisco che è difficile rispondere, perché tu hai un'esperienza infinita, quindi sei quello che sei proprio grazie a tantissime di questi personaggi, però descriviti in tre parole. Tre. Curioso. Vai. Curioso. Okay. Curioso. Sei un grande. Descrivimi Steve Jobs in tre parole. Descrivimi? Steve Jobs? In tre parole. Tre parole, ma ne basta tre parole. Ha cambiato il mondo. Okay. Quattro parole. Anzi, ti dirò di più. Tra 30 anni verrà considerato il personaggio più significativo del cambiamento dell'umanità. Ma tra 20 anni lo diranno. Grazie per Paolo che me lo dici. Tra 20 anni lo diranno, perché hanno bisogno di sedimentare questa cosa, no? Quando Picasso ha inventato il cubismo, cioè tu fai una domanda, tu chiedi a uno studente del liceo artistico oggi, dici: mi spieghi un attimo il cubismo? Spiegami il cubismo. L'ha inventato nel 1920. Se non fatica a spiegare il background culturale, chi frequentava Picasso non potrei mai capire. Era avanti di 100 anni quello lì, capisci? Esatto. Allora, Steve Jobs ha cambiato il mondo, punto. Incredibile. E noi, per questo ti ho voluto fare queste piccole domande. Ma te lo diranno nei libri di scuola tra 30 anni, tra 20 anni, te lo diranno. Sì, sì. Nei libri di scuola studieranno Steve Jobs, studieranno, tra 20 anni lo studieranno. Come adesso che gli fa fare il portfolio accademico invece di fargli fare il portfolio Instagram, la stessa roba, uguale. Comunque, andiamo avanti. Non so se ti sei accorto, ma io a livello creativo ti ho paragonato a lui, quindi spero che sia esagerato magari. È così. Allora, vabbè, ragazzi, io me ne devo andare adesso. Allora, ce ne dobbiamo andare tutti quanti. Ci stanno chiamando da tutte le parti. Quelli che ci stanno ascoltando, scrivetevi okay. Paolo Pitacco su Google e poi ne riparliamo, ok? Perché adesso non c'è bisogno che stiamo a dire poi chi. Riccardo, sotto il video metteremo i riferimenti per vedere altre interviste di Pierpaolo, perché io l'ho seguito molto e ce ne stanno qualcuna che è più geniale di quella che abbiamo fatto oggi, perché è talmente vasta l'informazione che ci vorrebbe una vita, però piano piano uno può seguire le persone. Paolo, cerchiamo in pace un'altra, no? Un'altra, la migliore, proprio quella dopo il lockdown, e fare una bella storia della creatività e della comunicazione europea e mondiale. Che ne sai? Come... Grazie. Ti ringraziamo di aver partecipato al
Consa Group. Aspetta, una domanda. Ho ancora un'altra domanda. Posso fartela, Pierpaolo? Dimmi. Dimmi. Questa è un po' più personale. Allora, io ho sempre pensato questo, che ovviamente al di là del fatto che comunque ci conosciamo e non ci sentiamo oramai da tanto tempo, però al di là del fatto che ci conosciamo, perché hai accettato di partecipare a questa intervista? Ma io partecipo a tutte le cose che mi chiedono, perché interessa a me conoscere le persone, mi interessa conoscere le persone, mi interessa conoscere cosa pensano, cosa dicono, cosa chiedono. Serve a me. Sì, se non sì, conosci... sì, come... certo. Scusa, ti faccio un altro esempio molto concreto. Steven Meisel o Albert sì. Watson sì. o Mario Testino, chi li conosceva? Se la Franca Sozzani non avesse conosciuto Steven Meisel a New York e gli avesse detto ti faccio fare tutte le copertine di Vogue Italia finché io sarò direttore, tu non sapevi neanche chi era Steven Meisel. Quindi tutte ste cagate che dicono come si fa a diventare famosi, non diventi famoso, non diventi nessuno, tu devi avere la tua personalità, devi avere un contenuto da raccontare e le cose ti arrivano per forza. Perché se sei Steven Meisel, che sei diverso dagli altri, quella è andata a New York, ha visto il portfolio, gli ha detto, dopodomani lavori. Quando Gassel è venuto in ufficio da noi a trovarmi, che c'era Flavio nell'ufficio di fianco, e io attaccato con la finestra aperta che sentivo tutto, secondo te, quando è arrivato Giovanni Gassel con il suo portfolio, che cosa c'aveva? E Flavio gli ha detto, guarda, questo è fatto qui, mettele via, che non ce ne frega niente, perché tanto cioè, non servono a niente. Però tu sei una persona speciale, da domani vieni qui e cominci a lavorare. Dopo due mesi era una star internazionale. Che semplice. Testimonianza da brivido! Questa cioè, è così, la, questa è la storia. Quindi non c'entra niente, capito? Tutto quello che viene fuori, perché una persona di talento hai sempre una possibilità nella vita. Se uno mi chiede un appuntamento, ma io la voglio conoscere, perché magari quello è un genio che non sai mai dove sta, perché viene da, che ne so, un paesino fuori Reggio Emilia, ha preso un treno, è venuto a Milano, voleva incontrarmi. Settimana scorsa mi ha scritto un ragazzo su LinkedIn, che non sapeva neanche chi fosse, e dice voglio fare una chiacchierata con lei. E io gli ho detto, ok, settimana prossima io posso, questo giorno, è venuto in studio, è stato lì un'ora e mezza, sei stati lì a parlare. Perché non dovrei incontrarlo? Un'ora e mezza, era interessante allora. No, ho perso del tempo, è chiaro che se non posso gli dico, guarda, posso tra tre settimane. No, è logico, perché se no tutti quelli che ti chiedono un appuntamento, ma è il motivo per cui vanno a vedere il tuo profilo Instagram, quello là, quando tu gli chiedi l'appuntamento, va a vedere il tuo profilo Instagram per questo motivo, perché se tu ricevi 20 richieste al giorno, poi devi, a un certo punto devi, come dire, selezionare. Io cerco di incontrare tutte le persone che posso, perché serve a me. Bellissimo. Grazie, senza gli altri non sei nessuno. Impariamo in godendo. E grazie. Capito? A tutti. Apprendiamo, questo è un grande segreto, eh? Questo è un grande segreto. Apprendiamo, sì. Riccardo, perfetto. Grazie Paolo, spero di rincontrarti fisicamente e non virtualmente. A Roma però. A Roma. No, a Roma, certo. A Roma, certo, veniamo a Roma. No, ma adesso Riccardo, siccome mi verrà a trovare a Roma... O ti veniamo a trovare all'università quando starai, o faremo sapere che stiamo insieme e ci prenderemo un aperitivo insieme, così fisicamente, per ritornare al discorso di prima, non basta solamente il virtuale, ma bisogna anche relazionarsi un pochino. La prima perfetto. No. Va bene, grazie a voi e a tutti i nostri amici del gruppo di averci ascoltato. Grazie. Ci vediamo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao.